sono Diego Polli e siamo sul set di Ultima Volta. Portare la mia musica fuori, sì. È la prima volta che ho fatto lo scritto di mio, no? Sono trovato da zero a costruire i brani. Questo è proprio il Diego. Tutto quello che voleva mettere Diego c'è in questi 8 brani. In questo mondo fragile che fa rumore. Anni fa ho avuto un periodo anch'io di difficoltà personale. Questo senso di libertà che ho messo nel nome dell'album c'è in tutte le altre canzoni, per quanto riguarda di quello che racconto. In Ultima Volta, quella più particolare, parla di tante sensazioni che mi sono capitate, l'ho scritto proprio per questo. Però ho cercato più di comunicare queste emozioni attraverso la musica che con le parole, no? Diciamo, rispetto al resto dell'album che è ricco di testi molto diretti, Ultima Volta mi sono un po' preso alla larga. L'emotività, soprattutto come l'ho vissuta io. Penso in disequilibrio, prima con dei sentimenti forti di felicità, poi con dei momenti veramente bassi di depressione, di tristezza, e poi fino ad arrivare all'equilibrio. L'ultima volta deve descrivere chi sono, una canzone che voleva urlare una sorta di basta, che adesso sto bene, sono in equilibrio, ma dovevo riuscire comunque a dare anche a descrivere in qualche maniera tutti i dubbi e tutte le difficoltà che ho avuto in quel famoso periodo passato. Secondo me è quasi un passaggio necessario, no? Come puoi scrivere una canzone d'amore se non sei mai stato innamorato? Come fai a creare un brano che abbia una melodia triste se non sai cos'è la tristezza? Metti te stesso dentro una musica, quello che sei tu. È difficile che la canzone non funzioni. Di solito quando scrivo parlo con qualcuno. In Ultima Volta invece è diverso, ho parlato con me stesso. Dato che già da tempo collaboravo con Davide Altieri, e Davide non si è solo limitato nell'album, suona la chitarra, perché noi sappiamo che è un chitarrista incredibile, ma praticamente me l'ha riarrangiato tutto, me l'ha modificato, e quell'album è merito suo. Ho subito capito dove volevo andare, brano per brano. Poi ovviamente mancava l'ultima parte, che era la sezione ritmica. Ho coinvolto Rino Cavalli, gli ho chiesto se aveva voglia di riregistrarle. Anche lì lui non si è limitato a suonare la batteria, a fare quello da ridritto, ma attraverso la ritmica ha veramente dato una svolta a tutti i brani, soprattutto in Ultima Volta. L'Alice Ravagnani, che appare nel video, bravissima, io la conoscevo così, di fama, non personalmente, e vederla lavorare sul set ti rendi conto che veramente Bozzano è pieno di grandi artisti, soprattutto è proprio una grande attrice. E la cosa difficile è poi dare la bellezza alla canzone attraverso le immagini. E per Ultima Volta bisogna ringraziare Luca Vaccarino, che è stato magistrale, gran regista. Appena sentito il brano, aveva le idee chiarissime, ha tirato fuori esattamente quello che volevo di Ultima Volta. Anzi, visto che non avevo le idee così chiare, non avrei mai pensato che le immagini si sarebbero sposate così bene con la canzone. Avete fatto domande belle, la sua era cattivissima e la tua anche.